Ready Player One è un film del 2018 diretto da Steven Spielberg e tratto dall'omonimo romanzo di Ernest Cline. Sarebbe dovuto uscire a dicembre dell'anno scorso, ma poi è stato spostato a marzo di quest'anno. E con tutte le ragioni, oserei dire, perché a causa dei film che sono usciti in quel periodo, come Star Wars The Last Jedi, oppure il film Pixar Coco, avrebbero potuto dare del filo da torcere a Ready Player One nella sua corsa al botteghino. E piazzarlo in questo periodo è stata una scelta particolarmente azzeccata, perché tutti i film candidati per i premi Oscar ormai sono stati proiettati, e questo è il periodo in cui in sala non c'è quasi mai niente, e i blockbuster dell'estate ancora devono uscire. Infatti il mese prossimo ci saranno un bel po' di titoli tra Avengers Infinity War, Deadpool 2 e solo a Star Wars Story. Tuttavia, prima di Ready Player One, Steven Spielberg non ci ha lasciati a digiuno, poiché prima di questo lui ha diretto The Post. Questo film segna il ritorno di Steven Spielberg all'intrattenimento e alla fantascienza. Ma si tratta di un film godibile da una vasta gamma di pubblico, sia adulti sia giovani? Sì, certamente. La storia non è nulla di originale, perché comunque abbiamo già visto cose del genere con Tron, ed è quindi digeribile da un'ampia fascia di pubblico. Ma comunque ci sono quegli idiomi diventati di dominio pubblico tra i videogiocatori che potrebbero dare leggermente del filo da torcere agli adulti che magari non ne conoscono il significato. Che si dice, bro? Ah, le solite kill. Devi essere ben skillato per superare il livello. Un fanboy riconosce sempre un hater. Ammettiamolo che la lingua italiana è andata leggermente a farsi benedire. Il film ha l'obiettivo principale di intrattenere e ci riesce comunque piuttosto bene, grazie alla delicatezza tipica di Steven Spielberg e ai suoi amati campi lunghi. I personaggi sono caratterizzati piuttosto genericamente, perché comunque ricordiamoci che è un film di intrattenimento e non Quarto Potere. Anche se alcune interazioni tra di loro le avrei cambiate o comunque rese un po' meglio. Specie per il poco tempo che separa due lassi di tempo che portano ad una cosa leggermente importante per la trama. È un bel film, ma non è privo di difetti. Infatti un determinato passaggio nella parte centrale del film, o comunque verso la seconda metà, l'avrei evitato. O comunque era da approfondire o sfruttare leggermente meglio. Ma è anche vero che nessun film è privo di difetti. Per quanto riguarda i riferimenti alla cultura pop, sono lì, non sono funzionali. Se li vedi bene, altrimenti, pazienza e fatemi un panino col salame. Anche perché ci vorrebbero veramente almeno 10 visioni, e non sto scherzando, per riuscire a cogliere ogni singolo riferimento o citazione o personaggio tratto da altri videogiochi contenuti in questo film. Un'operazione simile a ciò che successe 6 anni fa con Ralph Spaccatutto. Tutte le citazioni sono realizzate con una computer grafica molto molto buona che si armonizza con il paesaggio circostante, e non è cosa da poco. C'è una sequenza da applausi che non è stata mostrata in nessun trailer, spot TV o battage pubblicitario, che davvero io stavo con un sorriso a 32 denti chiedendomi come cavolo hanno fatto. E no, non c'è nel libro. A tal proposito, e rispetto al libro? È chiaramente diverso, ragazzi. Inevitabilmente certe cose si sono trovati costretti a cambiare, probabilmente perché non avevano i copyright adatti per realizzare quella determinata sequenza o un'altra scena. Non solo, questo discorso dobbiamo tenerlo a mente ogni qualvolta che vediamo un film che ha una trasposizione di un libro, di un fumetto, di un manga, ma anche di un videogioco. E poi, alla sceneggiatura di Ready Player One, del film, c'è anche lo stesso scrittore, Ernest Cline, quindi diciamo che sapeva quel che faceva. Perciò, Ready Player One, consigliato? Sì. Tenete a mente che si tratta di un film di intrattenimento, ma comunque sia, ad avercene di film di intrattenimento del genere. Guardando il trailer per la prima volta io mi storsi leggermente il naso, perché comunque sia poteva essere semplicemente un polpettone di riferimenti adatti soltanto a far estasiare i fanboy. Però per fortuna così non è stato, perché la storia è abbastanza carina e diciamo che è un film che intrattiene a dovere. Se avete visto il film, commentate qui sotto tranquillamente, senza fare spoiler, o se dovete fare spoiler, segnate la dicitura spoiler e staccate un po' il periodo con dei puntini, in modo tale che gli utenti che non hanno visto il film non incorrano in eventuali rischi. Perciò, ci vediamo alla prossima recensione.